Cari amici, bentrovati alla quinta puntata di Storie. Un altro delitto. Ancora un 16 maggio. Correva l'anno 1955. A cadere sotto i colpi di fucile, di cui due alla testa e uno alla bocca, fu Salvatore Carnevale di Sciara, in provincia di Palermo. Bracciante e sindacalista, nel 1951 fondò nel suo paese la prima sezione del Partito Socialista Italiano e combatté con forza ogni sopruso subito dai contadini. Nel 1954 fu nominato segretario della Lega dei Lavoratori Edili di Sciara e la sua attività fu intensa e proficua a tal punto da infastidire i proprietari terrieri che ne decretarono la morte. Del suo omicidio vennero accusati Giorgio Panseca, Antonio Mancia Fridda e Luigi Tardi Buono, che vennero condannati all'ergastolo in primo grado, ma poi assolti in appello e in Cassazione. Nel collegio della difesa dei tre imputati appariva un nome di una certa importanza, Giovanni Leone, che diventerà Presidente della Repubblica nel 1971. L'uccisione di Carnevale ebbe una certa risonanza in tutta la nazione e il primo a raggiungere Sciara fu Sandro Pertini, anche lui futuro Presidente della Repubblica, che rimase a fianco della madre di Salvatore Carnevale come avvocato di parte civile. Accorsero in paese anche tantissimi giornalisti di testate regionali e nazionali ed alti esponenti politici. I funerali di Salvatore Carnevale, anche se solenni, non ebbero la risonanza meritata e nel corso della funzione religiosa la madre di Turiddu Carnevale avvolse la bara del figlio con una bandiera rosso socialista, esclamando: «Pistà bannera morsi me figlio e custà bannera s'innava ieri». Anche questo un messaggio chiaro e netto contro i balordi che gli avevano fatto fuori il figlio. Da quel momento Francesca Serio fu considerata una madre coraggio, emblema per molte generazioni, perché non smise mai di chiedere giustizia e di additare i colpevoli dell'assassinio del proprio figliuolo. Vestì a lutto fino alla tomba. A Salvatore Carnevale furono dedicati tantissimi articoli e commenti di autorevoli personaggi del giornalismo e della cultura. La sua storia rimase impressa e immortalata grazie a Carlo Levi con il suo libro Le parole sono pietre e grazie al poeta bagherese Ignazio Buttitta che scrisse Lamentu pi la morti di Turiddu Carnevali, che portò in giro per la Sicilia con il cantastorie Ciccio Busacca. Francesca Serio si era alzata prima di Salvatore Carnevale quella mattina del 16 maggio 1955, con il volto spaventato gli si avvicinò dicendo: Turiddu, fici un sonno tinto, sta attento, rapiti l'occhi. Salvatore Carnevale subito la rassicurò: vossia ava stare tranquilla, i sonni sono solo superstizioni. Poi la salutò. Cari amici, si conclude qui anche questa quinta puntata di Storie. Ringrazio ancora una volta quanti seguono la pagina Facebook TVBN e quanti seguono il mio canale YouTube TVBN Nino Barone. A giovedì prossimo.